Risotto si parte il 24 con un calendario ricco di appuntamenti. Sì, un calendario fitto di appuntamenti. Iniziamo il 24 con questo spettacolo molto bello sull'omocausto e quindi sulla persecuzione delle persone omosessuali e transessuali nei campi di concentramento, mentre il 25 ci concentriamo sulle tematiche della salute e delle migrazioni. Saremo in provincia a Palazzo Sant'Agostino e poi la grande giornata del 26 con l'incontro con gli studenti delle scuole salernitane e poi con l'incontro pomeridiano sul tema dei diritti e delle uguaglianze delle persone LGBT con Piero De Luca e Monica Cirinnà, e poi il grande corteo che partirà alle 7 di pomeriggio. Saremo sul lungomare e sempre sul lungomare avremo il Pride Park, dove tutte le associazioni che hanno aderito al Salerno Pride avranno la possibilità e lo spazio di proporre delle attività, delle iniziative e dei banchetti informativi. Un bel calendario, speriamo bene. Cosa rappresenta per voi questo appuntamento? Ma il Pride è stato un lungo percorso, un percorso che viene dal mese di dicembre 2017, che ha visto l'adesione graduale ma molto convinta e motivata di una buona parte della società civile salernitana e della provincia di Salerno. Rappresenta un primo passo per una rete di cittadinanza intorno al tema dei diritti e delle uguaglianze. Abbiamo sempre detto, lo abbiamo scritto nella piattaforma politica, che il Pride non è più solo un momento di visibilità, di orgoglio, di festa e di rivendicazione delle persone LGBT, ma diventa un momento di dibattito e di riflessione intorno al tema più ampio dei diritti e delle cittadinanze, che significa il diritto alla scuola, alla formazione, all'università, che significa il diritto al lavoro, significa l'accoglienza, il diritto delle persone migranti ad un'accoglienza dignitosa, significa il diritto alla salute per tutte e per tutti e significa chiaramente rimettere al centro il tema delle uguaglianze delle persone omosessuali e transessuali. È un momento importante perché significa vedere il tema dei diritti non più come una questione di categoria o di alcuni cittadini piuttosto che altri, ma significa incominciare a ragionare che l'estensione dei diritti di una sola persona vale per ciascuno di noi. Maria Rita Giordano, finalmente si inizia dopo le polemiche che insomma lei personalmente ha zittito prima di cominciare. Sì, polemiche, come ho detto già tempo fa, sterili, di persone che non conoscevano nemmeno il programma. Noi abbiamo organizzato questo Pride soprattutto per confrontarci e portare avanti delle tematiche che non sono settoriali ma sono per tutti e di tutti. La parte conclusiva di sabato con la senatrice Cirinnà darà veramente ampio respiro alla manifestazione, che poi si concluderà col corteo. Siete tutti invitati e soprattutto le famiglie. Qual è l'obiettivo principale di questo evento? Unione e inclusione, questo è l'obiettivo principale, semplicemente questo, che poi chi vuole leggere qualche altra cosa la legga, ma del suo piccolo orto.